Allora, ci riguarda abbastanza da vicino, quindi parlarne mi sembra il minimo. Però le parole di ieri di Antonio Conte post Tottenham Burnley, per quanto mi riguarda, sono talmente tanto pesanti che bisogna analizzarle. Bisogna analizzarle. Che vi piaccia o no, bisogna analizzarle, anche perché Antonio Conte è una parte del nostro campionato, ormai lo sappiamo, è un allenatore che ha fatto la storia del nostro campionato, che ha iniziato il ciclo che poi durerà 9 anni con la Juventus, non tutti con lui, la seconda parte con Massimiliano Allegri, che poi ha bloccato il ciclo della Juventus dei 9 anni vincendo il campionato con l'Inter, che ha vinto anche fuori con il Chelsea ad esempio, e che al Tottenham si pensava potesse creare qualcosa, quel qualcosa che non è scattato. E ieri Conte ha detto delle frasi abbastanza pesanti, che hanno un pochino scosso, secondo me. Prima di iniziare, però, vi invito, se non l'avete già fatto, a lasciare tantissimi mi piace, di iscrivervi al canale, a rispondere a questa domanda. Secondo voi, Antonio Conte, dove arriverà quest'anno con il suo Tottenham? Scaricate OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Vi basterà un clic per scaricarla oppure inquadrare semplicemente il QR code con il vostro dispositivo cellulare, appunto per averla sul vostro cellulare, se no link in descrizione. Torniamo a noi, torniamo a noi. Allora, vi leggo quello che Conte ha detto perché vi ripeto che è un dettaglio non trascurabile. A mio modo di vedere è un dettaglio non trascurabile, bisogna parlarne. E quindi ne parliamo molto volentieri, insomma, è una cosa di cui sinceramente parlare. Allora, deluso, praticamente sconsolato, poche volte Antonio Conte si è mostrato così pubblicamente, ma dopo la sconfitta del suo Tottenham 0-1 in casa del Burnley, quindi 1-0, nel recupero di Premier League, il tecnico italiano ha mostrato fragilità. Dice, attenzione, dice, forse la verità è che non sono abbastanza bravo. Il Tottenham mi ha chiamato per cambiare le cose, ma non sto riuscendo. Penso che la società debba fare delle valutazioni anche sul mio futuro. Cioè, sostanzialmente lui, ragazzi, si mette alla gogna da solo, una cosa che non è scontata. Cioè, ora, con tutto il rispetto e l'amore, perché io vi ripeto che sono contento di Mourinho e voglio andare avanti con Mourinho, assolutamente sì. Però Mourinho una frase del genere non se la sogna manco per sbaglio. Lui perde una sconfitta, perde una partita contro una squadra del livello del Burnley e la prima cosa che dice è: ho una squadra di pippe. Non dice tipo non sono abbastanza bravo. Non dice tipo la società dovrebbe valutare la mia figura, dovrebbe valutare il mio futuro. E questo è anche secondo me un discorso di maturità. Poi sia chiaro, solo un folle penserebbe in questo momento di cacciare Antonio Conte perché, per quanto possa essere Conte amareggiato, il Tottenham è una squadra un po' come la Roma, che ha dei problemi, che ha una rosa non forte, non fortissima, che ha qualche defezione qua e là, sul quale va messa una mano pesante, tutte cose molto vere, tutte cose assolutamente vere. E Conte all'inizio di un progetto, quindi nessuno, e sottolineo nessuno, si sognerebbe nemmeno una volta di esonerare in questo momento Antonio Conte. Fatto sta che la sconfitta con il Burnley si va a sommare ad un insieme di sconfitte, ad un mix di sconfitte, appunto, che portano il Tottenham in una situazione non semplice. Con quella nella neve di Burnley sono 4 le sconfitte degli Spurs nelle ultime 5 giornate di campionato. Tante, ragazzi, sono tante, 4 sconfitte in 5 partite. E se dopo il successo al 96esimo in casa del City, di Conte si ricordavano solo il volto in estasi, dopo l'ulteriore tonfo, la situazione è diametralmente opposta. Lui dice: stiamo provando di tutto per cambiare le cose, ma non è abbastanza. Sono onesto, ci sto provando, ma non ci sto riuscendo. Forse non sono abbastanza bravo. E lui continua qui con il suo mea culpa, che non è richiesto, nel senso che nessuno ha detto, come si fa in Italia, quanta colpa c'è tua e quanta colpa c'è della dirigenza o dei giocatori. Nessuno ha cercato il capro espiatorio, nessuno ha dato delle colpe ad Antonio Conte. È Conte che in primis si è messo sul banco degli imputati e lui chiede alla società di valutare l'esonero. E non è cosa scontata. Io ripeto che per Conte questo è un bagno di umiltà. Conte
con un conte che capisce quando le cose stanno andando bene e quando le cose stanno andando male. Ovviamente, ripeto, è una frase forte. È una frase forte, è una frase di rassegnazione. Non vuole veramente essere esonerato. P poi andiamo avanti, eccetera, a leggere. Però non vuole essere esonerato. Altrimenti si sarebbe dimesso. Perché poi già qualcuno me lo vedo pronto. Allora, se vuoi che lo caccia, lo voglio che lo caccia, si prende i soldi da Tottenham. Sono capace pure io. Allora, se sei uomo, dimettiti. No, non vuole dimettersi. Ma non vuole nemmeno che il Tottenham lo esoneri. Io penso che se il Tottenham domani dice ok, cacciato, lui ce ne rimarrebbe un attimo così, come un coglione. Ma perché? Sa benissimo, a mio modo di vedere, che il Tottenham non lo esonererà. Sa benissimo il progetto che sta mettendo in piedi, però è un discorso che secondo me regge. È anche un segnale verso i calciatori a far capire: mi sto arrendendo anch'io, che dobbiamo fare? E ovviamente non lo fa come Mourinho dicendo siete una banda, un ammasso di pippe, ma lo fa alla Conte dicendo è tutta colpa mia. E io lo apprezzo maggiormente, non ve lo nego, nonostante io sia tifoso romanista e che quindi io straveda per Mourinho, che tra l'altro è il mio allenatore, io questo l'apprezzo molto di più, lo apprezzo molto di più. Il suggerimento alla proprietà è di quelli importanti, pur nel momento immediatamente dopo la partita. Lui dice: perdere 4 partite su 5 non è abbastanza, non è un buon lavoro e non mi è mai accaduto. Credo che il club debba fare delle valutazioni, degli incontri con dirigenza, staff e giocatori e fare il punto della situazione. Penso che anche per quanto riguarda il mio futuro debba essere fatta una valutazione. Lui praticamente vara l'ipotesi dell'esonero, cioè lui quello che fa capire è tipo: se fossi io, probabilmente penserei se esonerarmi. E sono dichiarazioni forti. Io se vi vado a leggere le squadre, appunto, le ultime partite del Tottenham, ora questo era un recupero, quindi non figura in ordine. L'ultima che mi figura appunto è la vittoria per 2-3, importante tra l'altro, importantissima sul campo del Manchester City, però ha perso tra l'altro, cioè avesse perso partite che so difficili, tipo l'Arsenal come era partito, vi ricorderete con Arteta quest'anno come era partito l'Arsenal malissimo. Loro hanno perso 0-2 in casa contro il Wolverhampton, Raúl Jiménez e Dendoncker. 2-3 in casa col Southampton, tra l'altro andando avanti 1-0, poi Broca aveva pareggiato 2-1 del Tottenham e poi negli ultimi 79esimo, 80esimo ha preso 2 gol Elianussi e Adams, 3-2 Southampton. Quella ancora prima aveva perso con il Chelsea e qui ci stava anche. Le sconfitte, soprattutto queste tre nelle ultime quattro, con Burnley, Wolverhampton in casa propria e Southampton in casa propria, pesano tanto. Soprattutto pesano in una situazione di classifica in cui, ragazzi, City 63, Liverpool 60. Tra l'altro, si parlava di un City che aveva già vinto il campionato. Non so se vi ricordate, Klopp diceva: siamo sinceri, quest'anno non possiamo giocarci il campionato. Invece è meno 3. Chelsea 50, molto lontano ma con una partita in meno. Manchester United 46, quarto. West Ham 42, quindi c'è questa sorta di linea di divisione tra West Ham e Manchester United. Arsenal 42, sesto. Wolverhampton 40, settimo. E ottavo c'è il Tottenham di Conte a 39. Ora, tra il Tottenham di Conte e il Brighton che è nono c'è un dislivello assurdo. Ci sono 6 punti di differenza e il Tottenham deve giocare ancora un'altra gara rispetto che il Brighton che ne ha giocate 25, il Tottenham 24 e in realtà il City ne ha giocate 26, così come lo United, quindi ovviamente se il Tottenham dovesse recuperare le due gare andrebbe e vincere le due gare di recupero andrebbe a 45 e lo United ne ha 46, quindi in proiezione non è che c'è tutta sta grandissima differenza. In più metteteci anche che il Tottenham stesso in questo momento c'ha 39 punti, ma quella sopra 40, 42, 42, insomma è a meno 3 dal quinto posto. Ma soprattutto, sta cosa io continuo a ribadirla, ripeto, c'ha 2 gare in meno dello United con 2 vittorie, arriverebbe a meno 1 dallo United che è quarto. Quindi la stagione di Conte non è delle peggiori possibili mai viste. Però devo dire comunque che pesa il fatto
che Antonio Conte abbia ottenuto 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, a mio modo di vedere, è un dato abbastanza incontrovertibile, che ci fa comunque capire e comprendere come in questo momento non stia andando nel modo giusto. E se posso essere sincero, ve lo dico proprio chiaramente come stanno le cose, ho apprezzato tantissimo il modo in cui Conte si è posto, perché credo che ci voglia comunque due palle così, innanzitutto. Ma ancora di più il pugno di ferro per porsi in un determinato modo. Detto questo, il Tottenham affronterà il Leeds, che ha perso 6-1 con il Liverpool questa settimana. Quindi, insomma, tecnicamente è vero che insomma, sulla panchina del Leeds c'è un mostro sacro, Bielsa e tutto quanto. Però è anche vero che il Tottenham adesso è obbligato a vincere, anche perché il City va sul difficile campo dell'Everton, ma vabbè. Soprattutto c'è Chelsea-Leicester, soprattutto c'è West Ham-Wolverhampton, c'è Arsenal-Liverpool. Quindi United-Watford, diciamo che non è che faccia molto testo, Watford questa non è una bella squadra, anzi rischia di andare giù. Però devo dire comunque che lo United viene dal pareggio di ieri con l'Atletico Madrid. Quindi sono molto fomentato. Vediamo quello che succede. Dai, vediamo quello che succede. Vediamo se Conte effettivamente verrà esonerato o meno. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Lasciate tantissimi mi piace. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Buon giorno, allenatevi come sempre. Ci vediamo a un prossimo video.